Il prodotto interno lordo, definizioni e relazioni. Partiamo da una schematizzazione semplificata dell'economia, dividendo i partecipanti alla realizzazione del processo economico in due gruppi. Le aziende e le famiglie. Le aziende producono beni e servizi per la vendita. Le famiglie comprano questi beni e servizi per il consumo. Le famiglie sono in grado di comprare i beni e i servizi prodotti dalle aziende perché forniscono le famiglie alle aziende il lavoro, il capitale, cioè i fattori produttivi. Da qui, per il fatto di fornire alle aziende i fattori produttivi, esse, le famiglie, ricevono come reddito tutti i proventi della produzione, per cui il valore totale delle merci, dei beni e dei servizi prodotti è chiamato prodotto interno lordo e può essere indicato con la lettera Y, ad esempio, e può essere misurato o dal prodotto totale che è stato venduto dalle aziende o dal reddito totale che è stato ricevuto dalle famiglie in forma di salari, di affitti, di profitti, di interessi e così via. In sostanza possiamo immaginare un flusso di beni reali, i fattori di produzione che vanno dalle famiglie alle aziende ed un flusso di beni e servizi che vanno dalle aziende alle famiglie. Possiamo anche poi pensare ad un flusso, il flusso della moneta, che rappresenta i redditi, cioè i pagamenti che vanno dalle aziende alle famiglie, e le spese che vanno viceversa dalle famiglie alle aziende. Il flusso della moneta può essere allora scritto simbolicamente come C uguale Y, dove C rappresenta la spesa delle famiglie per il consumo di quei beni e servizi che sono prodotti dalle aziende. C uguale Y, cioè il consumo è uguale al prodotto. Ma fino a quando, diciamo, le aziende vendono tutto il loro prodotto, allora continueranno sempre a produrre a quel livello. Diciamo che fino a quando assumiamo che tutto il reddito ricevuto dalle famiglie, tutto, è speso in beni e servizi prodotti, allora la produzione è uguale alle vendite e il prodotto è uguale alla domanda e siamo perfettamente in equilibrio, cioè il prodotto ha interamente una sua domanda. Il prodotto, ciò che è stato prodotto, si trasforma totalmente
in prodotto venduto, perché il reddito che questo prodotto genera ritorna dalle famiglie alle aziende stesse. Quindi siamo in equilibrio e non c'è alcuna tendenza al cambiamento. Ma in effetti le famiglie non spendono tutto ciò che percepiscono come reddito. Normalmente una frazione di questo reddito viene risparmiata. Quindi il risparmio di per sé rappresenta una perdita in quel flusso circolare che abbiamo immaginato e che ci aveva portato a dire che C, il consumo, è uguale a Y, cioè il prodotto o anche il reddito. Il reddito totale delle famiglie, che è uguale al valore totale dei beni e servizi prodotti dalle aziende, non ritorna tutto alle aziende nella forma di spesa per i consumi. Se indichiamo con S il risparmio, lo possiamo definire semplicemente come il reddito totale Y meno la spesa per consumo C. Quindi il risparmio S è uguale a Y il reddito o prodotto meno C, il consumo. Questo risparmio non ha un'indicazione ben precisa, non ha niente a che vedere con un riferimento preciso come mettere il denaro in banca oppure sotto il materasso oppure nel mercato azionario o obbligazionario. Le famiglie possono fare qualsiasi di queste cose con i loro risparmi, cioè con l'eccesso del loro reddito su quella che è la loro spesa per beni di consumo. Siamo interessati alle transazioni finanziarie, ma soltanto al fatto che non ci sia una spesa completa di tutto il reddito e quindi questo significa che la spesa è meno del è inferiore al reddito in quanto ha prodotto un risparmio e quindi la spesa che è inferiore al reddito in quanto ha prodotto un risparmio, è anche inferiore alla produzione totale. E allora, se le cose rimanessero in questo modo, il prodotto sarebbe superiore alle vendite e le aziende vorrebbero evidentemente tagliare subito su quella che è la produzione. Ma diciamo, non tutto è perduto, perché i beni di consumo non sono la unica cosa che le aziende producono. Le aziende stesse diciamo che acquistano strutture per la produzione o producono per aumentare il magazzino e quindi comprano le aziende stesse beni e servizi per il loro utilizzo, non per il consumo, bensì per essere utilizzate nella produzione. E queste spese noi le chiamiamo investimento, spesa per investimento che indichiamo con la lettera I.
Se le aziende vogliono investire una quantità I, esattamente quanto le famiglie vogliono risparmiare, cioè S, allora tutto ciò che è prodotto, ancora una volta risulterà venduto, ma in questo caso le vendite saranno sia alle famiglie per il consumo che alle aziende per l'investimento. E anche in questa condizione il livello del prodotto sarà in equilibrio, cioè tutto venduto. Possiamo rappresentare questa sintesi con l'equazione C consumo più I investimento uguale Y, cioè prodotto o reddito. Possiamo anche descrivere la situazione come quella in cui la perdita che c'è fra il flusso di spesa delle famiglie e il reddito che costituisce il risparmio è uguale alla spesa di investimento, cioè a quello che le aziende spendono per l'investimento. In sostanza, S, il risparmio, è uguale a I. Quello che le famiglie risparmiano dal loro reddito viene poi utilizzato dalle aziende e tradotto in spesa per investimento. Le decisioni di risparmiare sono spesso fatte da persone molto differenti da coloro che poi fanno l'investimento. Diciamo che il risparmio è realizzato da persone qualunque, anche piccoli risparmiatori. L'obiettivo è quello di tenere sotto controllo le spese per accumulare un risparmio che possa servire per circostanze particolari. Viceversa, l'investimento è fatto dagli amministratori delle aziende utilizzando proprio il risparmio prodotto dai molti e spesso piccoli risparmiatori. Questi gruppi apparentemente così diversi sono in effetti messi in connessione dai mercati finanziari con i risparmi delle persone ordinarie, spesso piccoli risparmiatori, che sono presi in prestito dalle aziende, spesso le grandi aziende, e spesi in beni di investimento, in modo tale che questo realizza, diciamo, un beneficio per entrambi i gruppi, risparmiatori e investitori. La parola investimento può confondere perché utilizzata per significare cose diverse. Qui significa semplicemente l'acquisto di beni reali per la produzione, come aziende, macchine, arnesi per la produzione e così via. Mentre nel linguaggio comune l'investimento spesso si riferisce a transazioni puramente finanziarie, come avviene quando si comprano azioni o obbligazioni. Certamente comprare azioni o obbligazioni può avere delle implicazioni per quello che è l'investimento reale, può avere una qualche connessione,
Ma si tratta di cose concettualmente differenti e noi intendiamo per investimento tutto ciò che si riferisce alla spesa per l'acquisto di beni e servizi orientati alla produzione. È importante sottolineare che dal punto di vista dell'equilibrio, cioè ai fini dell'equilibrio di un mercato, il prodotto deve essere uguale, è necessario che le famiglie vogliano risparmiare la stessa quantità che le aziende vogliono investire. In questo caso, si può dire che il prodotto è in condizioni di equilibrio. La economia classica, ci dice che, il risparmio può essere in equilibrio con l'investimento quando il tasso di interesse è variabile e consente appunto di trovare quel punto di equilibrio per cui chi vuole risparmiare trova nel tasso di interesse il giusto punto di equilibrio con chi vuole investire. Dobbiamo distinguere questa condizione, questa situazione dove cioè il risparmio desiderato è uguale all'investimento desiderato, da quella in cui S e I sono uguali semplicemente per definizione. Cioè, quando cerchiamo l'equilibrio, dobbiamo essere sicuri che S desiderato sia uguale a I desiderato, altrimenti la notazione contabile non rappresenterà una situazione di equilibrio. Cioè, il risparmio è definito, come abbiamo detto, come Y prodotto meno C consumo, ma noi sappiamo anche che il consumo più l'investimento è uguale a Y, cioè uguale al prodotto, in modo tale che possiamo dire che I, l'investimento, è anch'esso uguale al prodotto meno il consumo. Allora, per definizione, S deve essere uguale a D, dal momento che sono sia S che I sono entrambi uguali a Y meno C. Ma questa eguaglianza è una identità contabile ex post che è vera una volta che è stata contabilizzata a posteriori, quindi è una identità vera per definizione, non è, diciamo, non rappresenta un'eguaglianza che nasce a priori rispetto a quello che le persone vogliono fare. Soltanto quando le persone vogliono effettivamente risparmiare esattamente quanto le aziende vogliono investire, allora quella sarà una condizione di equilibrio e quindi il prodotto potrà rimanere invariato. Se questo non è verificato, il prodotto cambierà rapidamente. E successivamente vedremo un esempio di questo fatto. Fino adesso non abbiamo parlato del governo. Anche il governo però introduce quella che abbiamo definito come una perdita tra il pagamento dei redditi e poi il consumo delle famiglie in spesa. Diciamo che possiamo chiamare questa perdita col nome di T, cioè le tasse.
anche le tasse vanno a ridurre quella che è la spesa delle famiglie rispetto al reddito che è disponibile. Quando il governo raccoglie le tasse, le famiglie devono spendere di meno, hanno meno denaro, hanno meno moneta da spendere in consumo e quindi hanno anche meno moneta da risparmiare. Se non aumenta qualche altra forma di spesa quando le tasse vengono raccolte, la produzione naturalmente tenderebbe subito a diminuire perché la produzione eccederebbe la somma di tutte le forme di spesa e quindi l'attività economica potrebbe declinare. Ma in effetti è proprio il governo che potrebbe prestare questi fondi raccolti attraverso le tasse alle aziende in modo che queste potessero aumentare la spesa per investimento o addirittura come avviene il governo stesso potrebbe comprare beni e servizi dalle aziende. Allora, se la spesa desiderata nelle forme di consumo C, investimento I e spesa del governo G è uguale al prodotto totale, cioè se Y uguale a C, più I più G, allora quel livello di produzione rappresentato da Y sarà mantenuto perché saremo in una situazione di equilibrio. Possiamo anche descrivere questa situazione di equilibrio come quella in cui le perdite dalla corrente di spesa che sono rappresentate dal risparmio più le tasse, sono uguali, proprio uguali alle iniezioni di spesa nella forma di investimento e spesa del governo. Quindi le perdite sono S più T e sono uguali alle iniezioni di spesa, cioè I più G. Possiamo riferirci alla parte sinistra di questa equazione come al risparmio totale e alla parte destra di questa equazione come all'investimento totale. S più T uguale I più G. Un'ultima notazione. Le esportazioni, le esportazioni verso l'estero, meno le importazioni dall'estero, vengono indicate come NX, come esportazioni nette. Questa differenza aumenta la domanda aggregata. Naturalmente, abbiamo detto alle esportazioni bisogna sottrarre le importazioni perché le importazioni sono già incluse in C, I e G, ma non generano una produzione. Una produzione interna, una produzione del paese. Quindi la nuova situazione di equilibrio che includa anche il settore estero può essere scritta in questo modo. C più I più G più NX è uguale a ciò che è stato prodotto, cioè a Y. E se la spesa desiderata è uguale
a Y, se i termini che costituiscono la spesa sono anche la spesa desiderata, allora l'eguaglianza che abbiamo detto, C più I più G più NX uguale Y, rappresenta anche un livello di equilibrio che sarà mantenuto.